Ma ciao a tutti! Lo Shaolin Quan è forse l'arte marziale più forte mai vista. Nata in Cina nel monastero di Shaolin, è scoperta forse nel 510 addirittura. Richiede costanza e allenamento continuo giorno e notte. Letteralmente. Per questo motivo poche persone al mondo senza un adeguato allenamento potrebbero riuscire anche solo a sfiorare un combattente Shaolin. Cioè un monaco Shaolin. Sicuramente alcuni diranno che non è vero, ma vediamo di capire il perché. Giusto per capire meglio di che razza di esseri umani parliamo, visto che riescono addirittura a compiere cose per noi impossibili. Se quindi volete comprendere meglio, cercate di rimanere seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati e cominciamo. È forse una delle arti marziali più forti mai viste, ma ci sono delle regole da seguire molto severe, specialmente per quanto riguarda il tipo di allenamento. Questo allenamento comincia ad un'età molto giovane. A 6 anni si comincia a fare vari esercizi che riguardano per lo più il bilanciamento e la flessibilità. Non si può davvero iniziare l'allenamento Shaolin di base senza una flessibilità adeguata a sopportare tutti i tipi di esercizi che verranno in futuro. Vengono messi in posizioni assurde questi bambini, che sembrano più torturati che allenati, eppure quasi tutti resistono e ce la mettono tutta per non cedere al dolore e andare oltre. Non vivono affatto come gli altri. Comunque, tra le regole più dure da seguire troviamo quella dell'allenamento totale del corpo. Devono per forza allenare ogni piccola parte del loro corpo, dal tallone fino all'ultimo capello. Uno di questi tostissimi allenamenti riguarda il rafforzamento della gola, una delle parti più deboli dell'essere umano. Con un colpo abbastanza potente e deciso si può far rimanere a terra chiunque per tanto ma tanto tempo volendo. Secondo alcune interviste ci vogliono almeno 10 anni per rafforzare la gola e renderla forte come le altre parti del corpo. In alcuni video possiamo notare come i monaci riescano addirittura a subire colpi con un bastone senza mai però subire danni, addirittura spezzando loro stessi il bastone di legno come fosse uno spiedino. Tra le parti del corpo che devono per forza allenare troviamo anche le dita. C'è un allenamento particolare per questo che si chiama dita del Buddha o dita di diamanti e non è difficile da capire. Sono un insieme di esercizi che servono a rafforzare appunto le dita, tra cui il forare un albero. Esatto, forare un albero, manco fossero che nel guerriero. Ma prima ancora bisogna passarle dentro un rullo le mani per renderle resistenti e in grado appunto di forare un albero con le dita. Moltissimi passano gli anni solo allenandole per poi diventare vere e proprie macchine da guerra in grado di tenersi su solo con due dita. Alcuni maestri riescono a fare fori nell'albero lunghi 7-8 cm, se non di più. Ovviamente per diventare così forti non basta soltanto picchiare duro qualcuno o qualcosa, ma c'è bisogno di una buona meditazione ogni giorno. In questo modo si è in grado di rimanere calmi anche nei momenti peggiori. Però molti non lo fanno in modo convenzionale, addirittura si legano una corda al collo e rimangono appesi per almeno 30 minuti ogni giorno. Cavolo, io medito soltanto sopra la tavoletta del mio WC e non penso di riuscire ad appendermi come una decorazione di Natale. E ovviamente tutte queste cose non le dovete provare nemmeno per scherzo, mi raccomando. Solo pochi monaci Shaolin possono farlo e non siamo noi quei monaci, fidatevi. Molte persone al giorno d'oggi non riescono nemmeno a salire le scale senza sparare qualche imprecazione a ogni gradino. Si sentono vecchi anche se hanno solo 20 anni. E quindi prendono l'ascensore che comunque li fa imprecare perché ci impiega troppo tempo. Ma i nostri monaci Shaolin non hanno bisogno di scale o di arrabbiarsi. Loro vengono allenati anche per questo. Cioè, mi spiego meglio, non è che vengono allenati per salire scale, ma sostengono particolari allenamenti utilizzando scalinate ripide e lunghe. Non soltanto vanno su e giù normalmente, nemmeno si limitano solo a farlo con le gambe legate. No, sarebbe troppo facile. Spesso l'allenamento principale consiste nel scalare e scendere a quattro zampe. Tutto questo per il bilanciamento e la resistenza. Vi sembrerà una stupidata vista a video, ma non lo è per niente. E non provate nemmeno questo a farlo in casa o a scuola o dove volete. Noi non siamo supereroi, ma comincio a pensare che loro lo siano davvero, cavolo. I resistentissimi vetri di oggi vengono creati apposta per impedire alle persone di romperle, persone come per esempio i ladri, ma non come i monaci Shaolin.
Se volete rompere una finestra, mettete via martelli o altri strumenti del genere, vi basterà assoldarne uno e potrete distruggere anche un palazzo di vetro. Perché? Perché questi incredibili superumani possono fare l'impossibile e ormai lo avrete compreso appieno. Alcuni possono rompere un vetro con l'utilizzo di un semplice ago. I ragazzi del canale Slow Mo Guy sono riusciti a filmare un monaco che appunto compieva questa incredibile cosa. Quasi impossibile! E riprendere tutto a velocità rallentata. Quest'uomo, oltre a rompere il vetro, ha anche fatto scoppiare un palloncino dall'altra parte. Questo è grazie a quanto pare a 10 anni di allenamento e la conoscenza di tantissime tecniche e studio. Sì, perché anche lo studio è una parte fondamentale. In questo caso il monaco conosceva bene la struttura di un vetro, che possiede particolari molecole. Queste molecole, anche se insieme sono resistenti, subendo un solo piccolo foro possono cedere tutte quante, scomponendosi e distruggendosi. Davvero pazzesco! Ricordiamoci comunque che lo Shaolin Quan è un'arte marziale e in questa in particolar modo bisogna saper usare come si deve il pugno, il palmo e la mano in generale anche aperta. Questa disciplina, la tecnica con le mani, è chiamata palmo d'acciaio ed è una delle 72 arti principali che consente all'allievo di non subire danni dall'utilizzo. Dalle spalle fino alla punta delle dita vengono rafforzati all'estremo colpendo oggetti di vari tipi, tra cui sacchi di sabbia o pezzi di legno, specialmente per le mani tante pietre di dimensioni normali e non troppo piccole. Bisogna farlo per molto tempo, aumentando la resistenza dei tendini e legamenti. Moltissimi lo fanno per anni e anni per riuscire a raggiungere un livello decente. La loro stretta di mano deve essere qualcosa di mostruosa, se non l'aveste ancora capito. Riescono ad arrivare a certi livelli di forza grazie a tanti fattori, come detto prima. E non solo la forza bruta e l'allenamento fisico. Uno di questi fattori riguarda la privazione totale. Un'intera vita fatta di privazioni che nemmeno immaginate e da cui si potrebbe fare un intero video. Non possono per esempio mangiare ciò che vogliono e devono cercare di evitare la carne. Ogni giorno hanno diritto solo a 3 pasti e chiunque racimoli cibo e lo nasconda nella sua stanza viene punito con il digiuno. Non esiste la merenda. Possono prendere solo ciò che gli viene offerto da qualche altro monaco. Quindi non possono andare a fare un buffet o prendere dalla cucina a loro piacimento. Se non è stato offerto direttamente da qualcuno nelle loro mani, o in una ciotola che deve essere tenuta per forza con le mani, non possono mangiare. Devono evitare qualunque tipo di bevanda gasata o dolciumi, e come già detto, la carne. Il tofu, i fagioli e altri prodotti naturali come questi possono dare molta forza. Ma questo è solo l'inizio. Non possono possedere niente di loro. I vestiti vengono cuciti ma solo da tessuto donato dall'esterno e di poco valore. Una cosa importantissima è che non possono avere relazioni né di amicizia né di amore. Questa è forse la parte più importante, quindi. Quando per esempio si parla con una donna nel tempio, bisogna avere la presenza al fianco di un veterano che ascolti i discorsi e riferisca che erano innocue senza doppi sensi o altro. Insomma, avete capito, no? Non esistono telefoni cellulari o internet. Decenni di allenamenti senza questi oggetti, considerati lussuosi e inutili. Gli allievi guardano tutti una TV ma pochissime volte al giorno, solo per rimanere informati sulle ultime notizie, se sono davvero ma davvero importanti. La solitudine quindi è il fulcro della loro vita. E tutto questo solo per farli concentrare al 100% sull'allenamento. Tra quelli più tosti per raggiungere un bilanciamento perfetto poi troviamo quello del tenere dei secchi d'acqua in mano mentre si è sopra 2 pezzi di legno. Non è così difficile come sembra, no, per carità, è solo quasi impossibile. Anche i più esperti falliscono a volte in questo esercizio, l'intero corpo deve rimanere allo stesso posto senza il minimo movimento superfluo, altrimenti si rischia di fallire subito. Comunque, per concludere, dopo tanti anni di allenamenti e privazioni, si arriva quindi al test finale. Esatto, c'è anche un bel test da sostenere. Nell'antichità si dice fosse una cosa davvero, ma davvero tosta. Dopo 20 anni bisognava affrontare 36 maestri Shaolin e sconfiggerli tutti quanti per ottenere il proprio diploma. Ma oggi le cose sono diverse. Non so se più complicate o meno. La BBC aveva fatto un intero video spiegando bene le caratteristiche di questo esame finale. Ma sono 2 le cose importanti. Nella prima parte bisogna esibirsi utilizzando delle tecniche di un preciso stile, come nel caso del ragazzo in video che ha mostrato lo stile della scimmia, che richiede un equilibrio fuori dal comune.
Alla fine, passata questa piccola esibizione che metterebbe in ansia qualunque mente d'acciaio, bisogna andare a fare un test orale sulle trascrizioni del Buddha. Esiste un intero libro di 200 pagine dove tramanda le sue parole il Buddha. E a quanto pare bisogna impararlo a memoria, perché durante l'esame orale verrà chiesto di leggere a voce alta un capitolo, o una frase, o anche solo una pagina, qualunque in modo casuale. E finalmente si potrà diventare monaci ufficialmente e magari un giorno insegnare, evviva! Con questo finiamo, che dite? Come vi sembra come allenamento? Tosto, né? Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.